si è tenuto a Cava dei Tirreni il convegno sul tema La psichiatria prima e dopo la riforma introdotta con la legge 180 del 1978. In particolare si è discusso sui modelli organizzativi, sulla rete delle strutture e sugli interventi psicosociali all'indomani della chiusura dei manicomi. All'evento organizzato dai Lions Club di Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare, erano presenti tra gli altri l'onorevole Guido Milanese, noto primario di neuropsichiatria, ed altri importanti esperti della materia. È stato un percorso molto lungo, molto faticoso, soprattutto nei primi 10 anni. È stato faticoso perché la società era non pronta, anche con delle strutture adeguate, a raccogliere tutti quei soggetti che erano fino a quel momento ospitati nei manicomi. Diciamo ospitati in un certo modo e anche molte volte disumano, per cui il passaggio tra l'ambiente chiuso e l'ambiente esterno con adeguamento dei servizi di assistenza ai malati è stato molto difficile. Però il percorso che è stato seguito è stato giusto, tant'è che poi dopo un certo periodo di rodaggio si è conseguito un'organizzazione e una struttura esterna tale che adesso siamo all'avanguardia nell'assistenza dei malati di mente. Il nostro paese è l'unico paese al mondo che ha una rete diffusa su tutto il territorio nazionale di servizi di salute mentale, cioè servizi territoriali di tipo comunitario, non grandi ospedali o concentrazioni in cui ricoverare le persone malate, ma servizi di comunità che si fanno carico di una popolazione e si fanno carico della salute mentale di una popolazione. Io spero che oggi si possa rinnovare una battaglia di civiltà, che è una battaglia di attenzione alle fasce più deboli della popolazione. Sul nostro territorio, in particolare a Cava dei Tirreni, com'è la situazione? È buona la situazione, nel senso che c'è un buon servizio di salute mentale, ci sono buoni servizi. Tieni conto che questo territorio allargato, non solo Cava dei Tirreni, Cava e Nocera, Cava e Agro Nocerino Sarnese, è stato un territorio che ha avuto una forte presenza nella storia della psichiatria. 2 manicomi sui 5 manicomi regionali stavano sul territorio di Nocera.